siamo appena lasciati alle spalle un'Africa che va scomparendo e subito entriamo in un'Africa già scomparsa. La frattura è netta come una crepa. Di là confusione e morte indiscriminata, di qua ordine e vita discriminata. Osserviamo dall'alto Cape Town, una delle maggiori città del Sudafrica, la nazione che oggi ha più nemici nel mondo. Al grido universale che reclama l'Africa agli africani, i sudafricani rispondono: qui non è Africa. E almeno questo è vero. Panorama che appare improvviso e imprevisto. È un paesaggio ignorato e lontano che sembra sgusciato via dalle maglie dei meridiani e dei paralleli. Se non è Africa, non è neppure Europa né America. Non è niente che possa dar senso a un'espressione geografica. Non è un miraggio africano perché esiste nel luogo e nel tempo. Non è una terra promessa perché gliene mancano i requisiti biblici. Non resta che definirlo un miracolo. Un pesante miracolo compiuto in 3 secoli da un popolo perseguitato che volle provare che soltanto il suo Dio era quello giusto. Miracolo che pur nella sua realtà fisica trascende i limiti del tempo e dello spazio e avvolge uomini e cose in una soffice coltre di beatitudine, in bilico tra il provvisorio e l'eterno.